Termoli si è svegliata questa mattina con l'acqua a singhiozzo nonostante le rassicurazioni che in giornata l'emergenza dovrebbe rientrare. Intanto da sabato pomeriggio migliaia di cittadini si sono trovati improvvisamente senza acqua dopo che da Molise Acque sono stati costretti a chiudere la fornitura. La piena del fiume Biferno, nei due giorni di maltempo, ha riempito di detriti l'invaso del liscione e il potabilizzatore non è stato in grado di filtrare l'acqua. Acqua che è mancata in quasi tutta Termoli e che ha risparmiato solo i palazzi dotati di autoclave. Ma i disagi non sono finiti perché da ieri è stato emanato anche il divieto di utilizzare l'acqua per scopi alimentari. Non si può usare per cucinare o lavare le verdure, almeno fino a nuovo ordine. L'acqua infatti risulta ancora torbida. E da stamattina il divieto è arrivato anche per i comuni di Guglionesi, Campomarino e Montenero di Bisaccia ed è ipotizzabile che arriverà anche per gli altri comuni riforniti dalla diga. Intanto nei supermercati è corsa l'acquisto di acqua in bottiglia. Effettivamente in casa non ci sta. E, Disagi in questi giorni per la... Normale, uno che è abituato un po' a farsi una doccia al giorno, quantomeno eh, sofferisce Adesso... due giorni a non farla. Eh. Adesso non si può utilizzare più neanche per cucinare, questo lo sa? Sì, sì, eh, l'abbiamo saputo, infatti abbiamo preso qualche cartone in più di acqua, un pochettino meno costosa, e si va avanti fin quando finisce questa crisi. Lavora la mattina, non ha il tempo di mettere da parte l'acqua nelle vasche da bagno. Come fa una mamma quando torna a casa a cucinare, a lavare, a pulire la casa? Io oggi sto di riposo, come faccio io adesso a pulire la casa e cucinare con una bambina che mi torna, da, mi torna da, dalla scuola? Ha saputo che l'acqua adesso non, non si può neanche utilizzare più per cucinare? No, questo io non l'ho saputo, però... Ha fatto scorta d'acqua? Sì. È un gran disagio? Sì. Prendiamo quella a poco prezzo per cucinare. Arriva un po' marrone l'acqua, ma purtroppo. Hanno fatto la conduttura da boiano per arrivare tutta la, la costa sud, ma quando l'aprono? Fra dieci anni. Siamo tutti arrabbiati. Quello che mi fa più urtare è che ieri sera i vigili, col microfono, andavano dicendo che l'acqua era, st cioè era stata pre prestinata per tutti. Invece, stamattina. Ma era... Zero. A fine avuto avuta la lava che bottiglio. Fino a scuola. Senta, lo sai che adesso nemmeno si può utilizzare quella che arriva, almeno se arriva nemmeno di per scorta. cucinare. Sì, sì, sì. Difatti ho un po' di scorta proprio per cucinare. Anche perché ce la fanno pagare caro e poi sinceramente non ho mai bevuto l'acqua di terra. Sempre comprata, ce la fanno pagare. Ha fatto un po' di scorta? Sì, però a me arriva comunque l'acqua, solo per cucinare un pochettino e basta. Non ha avuto quindi disagi? No, no, no. Dove abita lei, in che zona? Porticone. Tantissimi, noi ancora non l'abbiamo. In mm, sì. ah, che zona abita più o meno? Quelle della torre. Ha saputo che poi anche se arriva non si può utilizzare per cucinare? Sì, 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 questo lo so, però insomma è un disagio veramente grande. Ha comprato un po' di acqua per... Eh sì, infatti. Per lavarci più che altro. Ho saputo solo per i servizi igienici ma non per cucinare. Fatto un po' di scordere ma questo però avremmo gradito un po' più di organizzazione almeno ad avvisarci un po' prima, solo questo. E c'è anche chi nonostante il disagio non si lamenta deciso a sopportare almeno per pochi giorni. Certamente, però bisogna anche saperla sopportare perché sennò o oh no. Bene, Vedendo quelle che hanno subito a Messina lì, noi bene o male.